start. 2, 1, boost ignition and liftoff. Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Xenonauts 2, un gioco uscito il 18 luglio 2023, prezzo 39,99 ed è un early access. Questo potrebbe far suonare qualche campanello d'allarme. Il gioco non è in italiano, quindi abbiamo già escluso il 90% diciamo di chi cerca qualcosa di finito in italiano ed economico. Però lo andiamo a provare. Avevo portato il primo capitolo sul canale anni fa, ora possiamo scegliere la difficoltà. Attiviamo il tutorial, non attiviamo l'Iron Man Mode. Proviamo a capirci qualcosa. Abbiamo i fondi iniziali, la base è quella che era anche su, che c'era anche su XCOM. Dobbiamo fronteggiare le minacce aliene, ma qui lo facciamo con una grafica un po' più indie, non da AAA, insomma. Ci sono tensioni tra capitalisti e comunisti, ogni opportunità di pace è fallita, una mano sta portando gli umani all'estinzione. Le forze oscure stanno avvelenando la nostra politica. E non sono umane in origine. Dopo anni spesi a raccogliere informazioni sui nostri nemici, crediamo che esista finalmente un modo di respingerli indietro. La nostra guerra, la guerra per il nostro futuro comincia ora. E cominciamo. Dovremo intercettare le minacce e sconfiggerle. Il gioco non è semplice, non lo conosco, quindi diciamo che stiamo facendo un primo sguardo a questo titolo, in modo da vedere un pochino com'è. Vi darò anche feedback sui tasti, insomma, quelle cose lì. Però non è un tutorial né una recensione, lungi da me, insomma. Però ecco, non so quando lo vedrete il titolo, quindi magari potrebbe già aver subito diversi aggiornamenti, potrebbe già essere diverso da come lo vedete ora. Controlliamo una organizzazione segreta che tenta di proteggere il mondo dall'invasione aliena. Il piccolo tutorial ti spiegherà i controlli base e come iniziare la campagna. Va bene, c'è un link di testo che ci dà l'ulteriore spiegazione, come capita in tanti giochi, tra cui mi pare Stellaris e anche Crusader Kings. Ok, clicca ok e poi apri questo link che ci sta facendo vedere che tutti questi collegamenti ipertestuali, attendendo, rimangono e possiamo andare avanti. Il mio lavoro sulla radar, questo è il caposcientifico, scienziato, è completato. Teoricamente dovremmo essere in grado di tracciare ogni UFO, ogni oggetto non identificato che passa nella range del nostro radar. Siamo in Africa. Ok, non è ok, non è facile, va bene, dobbiamo fare l'impossibile per ok. Qual è il piano ora? Aspettiamo una nave aliena dovrebbe passare in range nei prossimi giorni. A quel punto il comandante interviene. Perfetto. Il cerchio blu indica il range della facility della nostra corporazione segreta in Centro Africa. Possiamo accelerare il tempo. Vedete che qua passano le ore del giorno 1. Possiamo accelerarle. E dobbiamo cliccare qua in realtà. Vedete che il cono d'ombra è quello del sole, insomma, della notte. E indica il passaggio dei giorni. Le due anomalie sulla mappa potrebbero significare reazione ostile o panico locale, e potrebbero aumentare il panico locale. Non sono interattive, ma indicano la presenza di, possibilmente nascosta, di problemi che influenzano la regione. All'inizio del gioco questi sono normalmente causati da attività di pulizia, tuttavia generano anomalie, ok. Ok, UFO 1 detected. La dimensione è piccola, la scorta non ne ha, viaggia a 1800 km per ora, ad un'altitudine elevata e diretta ad ovest, quindi viaggia di là. Slow time and center on UFO. Ah no, dobbiamo lanciare interceptor, sì. Lanciamo gli interceptor, e sono questi. Poi avremo la possibilità di armarli. Abbiamo la base, Central Base, tempo stimato 2 minuti e 37, o 2 ore e 37, sono adesso, vediamo. Li abbiamo intercettati. Possiamo autorisolvere l'attacco o cominciare la battaglia. Ok,
Nel gioco finale, questo tutorial spiegherà le basi del combattimento in aria, ma ora possiamo autorisolvere la battaglia, ok? Ok, abbattuto. Ci è rimasto 43 di carburante, armi 82 su 100, vita. E si sono difesi, eh? Il secondo, l'Angel 2, ce l'ha un po'. Accettiamo il risultato. Weapon 01. Va bene. Ok, abbiamo l'UFO ora schiantato nel deserto. Tempo rimasto persistente. Ok, una missione tattica non in battaglia. Ok. Il crash site, il luogo di schianto, è un luogo tipico di battaglia, di missione tattica, dove puoi catturare tecnologia aliena per le tue ricerche. Ok, Launch Combat Team. E qua iniziamo nel vivo. Entrare nel vivo. Vi devo dire una cosa, lo sto traducendo al volo, ma non è così difficile. Rispetto anche solo ad altri giochi molto più profondi di questo a livello di scelte da fare, se non mi ricordo come si chiama, ma ce n'era uno simile, però molto più complicato. Qua anche l'inglese usato non è eccessivamente difficile. Se vi piace il genere, secondo me lo potreste padroneggiare, come penso di poterlo padroneggiare io qualora dovessi appassionarmi. Poi ci sono quei termini tipo that sound ominous che non so cosa voglia dire, però alla fine ve lo cercate, ve lo ricordate, insomma. Ok, ogni cella di pulizia in questa regione si sta dispiegando team tattici. Non c'è prezzo per chiedere dove siano diretti. È tempo di andare. Fantastico, suggerisco di richiamare i tuoi soldati, comandante. Abbiamo bisogno di tenere il perimetro. Ok. Provate a non essere uccisi. Sembri meno mediocre del tuo predecessore. Buona fortuna, comandante. Ok, ci richiamo sul posto e proviamo a battere gli alieni. Insomma, questa è la base. Poi, ovviamente, non approfondiremo il gioco. Tenete conto che avrete modo poi di fare tutti i vari upgrade. Adesso andiamo a vedere la modalità tattica che il tutorial sta caricando per noi. Potremo anche gestire i combattimenti aerei, cosa che non credo faremo adesso, perché adesso siamo già a terra, l'alieno è stato schiantato. E la grafica io la trovo molto gradevole, meno opprimente della battaglia tattica di XCOM. QOE per ruotare, e quindi non è solo disegnato, è proprio intero. Possiamo aumentare o meno la visuale. Ok, le unità. Ogni unità usa unità di tempo per performare azioni. Sono aggiornate ogni turno e sono condivise tra tutti i tipi di azioni. Per esempio, un soldato che spende tutti i suoi time units sul movimento non riuscirà a far fuoco con le proprie armi. Il numero di unità di tempo che i soldati che rimangono al soldato è indicato dalla barra gialla. Dalla barra verde in fondo, ok. In questo caso il soldato ha 60 time units disponibili, perfetto. Eccoli, arrivano. Va bene. E quindi puoi muovere cliccando col sinistro. Quindi lo muovo qua e lui userà 20 unità di movimento. Ora dovremmo poterli vedere. Ci possiamo muovere lì. Puoi ruotare il soldato senza farlo muovere cliccando ovunque cliccando col destro su. Lo faccio girare di là. Ok, finalmente è ora di. Ok, di andare crouch, quindi di abbassarsi. Se sapessi come fa. Ok, questo ci costa 4 punti per abbassarci. Abbiamo speso tutti i punti. Possiamo premere End. Va bene. Next Soldier. Passiamo il turno. Va bene. Sta succedendo qualcosa. Arrivano anche gli altri. Ok. Stanno arrivando anche gli alieni, penso. Ma è carina questa modalità. Eccoli che arrivano. Sono alieni dalle forme umane, tra l'altro. Attaccare i nemici. Ok. Il numero verde sulla sinistra del mirino indica il costo del tiro. Ok. Ok,
che non capisco, perché dice che il numero sulla destra è la percentuale di colpire. Ok, ah sì, ok. Il numero a sinistra è il costo e la percentuale di colpire. Io faccio questo. Ok, l'abbiamo colpito. Non possiamo più attaccare, quindi dobbiamo passare al prossimo soldato. Ah no, ho sparato ancora. Ben fatto, hai con successo ucciso un nemico. Premi spazio per marcare il corrente soldato inattivo. Ok. Tocca loro? No? No. Lui, ok, può sparare. 77, 40, 77. No? Vabbè. Non è in range. Scusate, devo leggere bene. Click the target to attack them. Sì, ma non capisco cosa devo fare. Perché in realtà non posso attaccare lui perché dovrebbe essere fuori range. Next soldier. Ok. No, non mi sta indicando niente da... Ah, questo devo colpire, ok. Mancato. Non può più colpire. Prossimo soldato attivo. Spariamo noi. 33 per 3 però. 27 per 3. Ma perché? Perché ha un fucile più performante. Vabbè, possiamo colpire questo. Ah no, devo andare qua. Va bene, andiamo lì. Dovremmo avere abbastanza punti per colpire. Sì, infatti qua la nostra percentuale è aumentata. Va bene. Cliccando col destro possiamo scegliere la modalità di fuoco. Ok. Lo attacco con la modalità più economica, in termini di punti. Ok, passiamo oltre. Attacca una seconda volta. Ok. Sì. Prossimo soldato attivo, può attaccare lui. Sì, ci sono oggetti che lo coprono. Va bene. Posso colpirlo con lui? Da qua. Free Fire. Free Fire è la modalità fuoco libero. Permette ai soldati di targetare qualsiasi cosa. Tieni premuto CTRL per attivare e clicca sulle casse, ok? Ah, e adesso possiamo riprendere questo e sparare a lui. Figo! Perfetto. Poi non hanno una conformazione molto aliena, ma va bene. Ora, però, cos'è che dobbiamo fare adesso? Possiamo sparare a lui? No, passiamo al prossimo soldato libero. Le granate. Usiamo le granate. E la lanciamo lì. Arma secondaria. Gli mancano abbastanza punti unità per sparare. Può sparare con la pistola. Quindi io posso prendere una pistola e sparare con quella. Vedete? Carino. Bene. Perfetto, prossimo soldato. Possiamo... Ha una decisione da prendere. Il suo shotgun è relativamente impreciso con questo range. Using shot preview mode ti permetterà di prendere una decisione. Ok. Clicca. Ok. Non so dove sia la preview mode. Hold the shift key when the hovering over the target. Activate. Ok. Ah, ok, figo. Abbiamo previsto quanto era l'attacco da lì. Bello, bella anche questa. Un po' spoiler, però ottimo. Finiamo il turno, abbiamo conquistato, abbiamo finito la zona. Ah no, ne arrivano altri, ok. Tanti, troppi. Allora ci lascerà liberi di fare come vuole. Sono troppi. Order. Ok. No. Questo ce lo voleva far uccidere. Ok.
Sapessimo, ok, seleziona flashbang, ok, e lanciala lì. Ok, sono suppressed, quindi non ci vedono. Select the smoke grenade, ok, e li rendiamo praticamente stunnati in pratica. Clicchiamo qui e ce ne andiamo. Ok, sta dando gli ordini di raggrupparci. Ho completato il tutorial. Ok, quindi ci fa andare via? No, combattiamo. Ci stiamo solo. Ah no, ok. Ci ha fatto completare la cosa qua. Ma è carino, il combattimento non è banale. Cioè, mi sta piacendo, nel senso che anche il fatto di poter fare la previsione della mossa, lo sparare alle casse per liberare spazio, far combaciare, diciamo, far collaborare i membri del team, non è male. Pensavo fosse maggiormente un problema il fatto della lingua, ma non lo è, secondo me. Poi, sicuramente qualche buona anima magari si sacrificherà e lo tradurrà, come capita spesso, o saranno gli stessi sviluppatori a farlo. Però non è assolutamente male il gioco, non è assolutamente male, saltiamo il dialogo. Ok, abbiamo la base e la chiamiamo Indie HQ. Ok, accettiamo la report, assegniamo un progetto di ricerca, così diamo un'occhiata anche a quello. Combattimenti, veicoli di combattimento, 5 giorni, un combattimento, un mezzo robotico di ricerca, perfetto. Bacon, possiamo assumere gli scienziati. E qua abbiamo la nostra base, Indie HQ. Diamo un'occhiata, bellissima, questa mi piace molto perché abbiamo la base. Mi pare fosse così anche nel primo. Allora abbiamo la Geoscape che è la mappa. La base che possiamo poi andare ad espandere. Abbiamo i vari moduli dei vari luoghi della base. Con le varie capacità, i soldati, gli scienziati e gli ingegneri che abbiamo. Qua abbiamo la ricerca che è quella che abbiamo visto prima. L'ingegneria che ci permette, come succede anche su XCOM e tanti altri giochi simili, di craftare o produrre, insomma, mezzi, veicoli per muoverci. Abbiamo i soldati, quindi con le varie caratteristiche di vita, time unit, che è molto utile perché è fighissima sta cosa perché più ne abbiamo, più fazioni, l'accuratezza, la forza, i riflessi e il coraggio. Il loadout lo possiamo scegliere come ruolo e verrà andare ad assegnare le armi, armi che presumo, infatti, qua c'è il base store con tutto quello che abbiamo all'interno e abbiamo l'armory screen con un menu un po' alla Tarkov, con le armi che possediamo e l'equipaggiamento che possiamo dare ai vari soldati. Credo sia in base alla classe. Noi scegliamo una classe e settiamo l'equipaggiamento. Indie HQ qua, vabbè, possiamo averne più di una, infatti vedete qua sono, dovrebbero essere i punti occupati, infatti vedete che lo schema è quello, occupati di quello che abbiamo, dei luoghi che abbiamo costruito. Qua abbiamo la Xenopedia, che è quella che ci consente di andare a vedere tutte le cose che possiamo fare, ovviamente le cose che abbiamo sbloccato, la spiegazione diciamo in termini di lore. E dopodiché poi vedete costruire una nuova base, lancia Archive, Funding Report, il tempo continua e possiamo continuare a vedere cosa succede. Aspettiamo i 5 giorni. Abbiamo il fatto che sta arrivando qualcuno nel deserto e sono quelli di prima, che abbiamo lasciato andare probabilmente, sta facendo più 10 panico in Africa. Posso fregarmene o mandare qualcuno a intercettare, ma io volevo vedere il completamento della ricerca. E qua man mano poi succederanno le varie cose e potremo andare a proteggere sempre più parti del mondo. Ragazzi, questo era Xenonauts 2, ci tenevo a portarvelo, ce l'avevo da un po' e non avevo mai trovato il tempo di fare un video. Non è male, non è assolutamente male. Se si passa sopra il fatto che sia in inglese, 39 € è un early access, è un po' troppo effettivamente, quello sì, ve lo dico. Poi se 39 resta anche quando il gioco esce, non dico che non li valga, perché resterà in early access 9 mesi, siamo a luglio, quindi inizio del 2024 il gioco dovrebbe uscire, però ecco, la critica è principalmente il prezzo, perché sul resto non c'è niente da dire. Poi se vi va potete andare magari sul sito che vi linko sempre sotto qui, dove ci sono i giochi scontati. E potete prenderlo con il referral del canale, così date una mano se vi va. Però
e magari vi costa meno, però non so dirvi. Vabbè, attendo il vostro parere qua sotto, fatemi sapere che cosa ne pensate, se il gioco vi è piaciuto o meno. Alla prossima e ciao ciao!